Salve! Molti di voi avranno visto dietro gli aerei spesso formarsi una lunga scia bianca. Questa scia si chiama scia di condensazione ed è formata dalla carbonazione degli idrocarburi. Però quando un idrocarburo, in questo caso prendiamo il metano che è il più semplice, CH4, si combina con l'ossigeno, in questo caso O2, forma anidride carbonica e acqua. Con il conto delle molecole possiamo addirittura vedere che per ogni molecola di metano che viene bruciata si formano due molecole di acqua. Questa è una reazione chimica molto nota, chiaramente quando l'idrocarburo è più complesso la reazione della combustione avrà una forma un po' più complessa, ma alla fine avrà sempre la produzione di varie molecole di acqua. Queste molecole lasciate dietro gli aerei formano in certe condizioni di pressione, temperatura, eccetera, una specie di nuvola. Ci sono tante nuvole in cielo, la produzione di acqua dietro un aereo produce un'ulteriore nuvola che assume la forma appunto della scia. Dal 1996 circa si è formata l'idea in alcune persone che non tutte queste scie rilasciate dagli aerei siano tanto regolari. Le chiamano infatti scie chimiche, cioè hanno un qualcosa di chimico dentro. Poi in verità non si sa esattamente cosa, perché le teorie sono cambiate nel tempo e gli stessi sostenitori di una teoria, un complotto per il quale solcano i nostri cieli aerei misteriosi che rilasciano sostanze misteriose, in verità poi tra loro non sono tanto d'accordo, però su due punti sono estremamente concordi. Il primo punto è che, secondo loro, nessuna scia di condensazione si può formare sotto gli 8000 metri. Quindi tutte le scie che si formano sotto gli 8000 metri sono scie, diciamo, sospette. La seconda caratteristica che permette di riconoscere una scia chimica è che è persistente. Mentre le altre scie si volatilizzano dopo pochi attimi, o addirittura qualche minuto al massimo, le scie chimiche sono invece persistenti, cioè persistono anche per un'ora. Ma qual è la legge fisica che descrive se un aereo può lasciare dietro di sé una scia di condensazione ad una certa altitudine e invece quando non la può lasciare? Beh, in verità questa legge non esiste ancora, non c'è ancora un modello fisico, cioè convincente, che descriva con assoluta certezza il momento in cui una scia si può formare, il momento in cui quella scia non si può formare. Ci sono degli schemi, delle ipotesi che sono però probabilistiche, cioè si dice se tu vai ad una certa altezza solitamente trovi per esempio una certa temperatura ed una certa pressione dell'aria ed è probabile che in quelle condizioni si formi al 70% una scia di condensazione. Come si applica dunque il metodo scientifico in questo caso? È molto semplice, si va a verificare il contenuto di un campione di una scia che si forma sotto gli 8000 metri e che dura più di qualche minuto, diciamo che dura un'ora, così siamo tutti sicuri. Quindi si prende un aereo, si va dove c'è questa scia che si è formata e dura un'ora, quindi si va con comodo. Si analizzano i contenuti di questa scia e magari si fanno analizzare da uno scettico, da uno che non ci crede che queste scie contengono qualcosa di strano, si fanno verificare. Se c'è qualcosa di strano, si possono prendere le analisi e consegnare ad un giudice, ma comunque sia tra di noi siamo tutti a quel punto convinti che quell'aereo in particolare in quel momento ha qualcosa di strano. Poi da questo a dire che tutti gli aerei che rilasciano scie sotto gli 8000 metri, eccetera, siano sospetti, ce ne corre perché dire tutti, poi va verificato tutti, però diciamo sarebbe già qualcosa di sospetto. Ammetterei una cosa del genere. Ma l'altro risultato che potrebbe venire fuori è che in questa scia non c'è nulla, ovvero che contiene poi fondamentalmente i normali prodotti della combustione di un idrocarburo più vapore acqueo, quindi, abbiamo visto prima, più quello che conteneva l'aria. Se c'era aria inquinata, dentro ci sarà aria inquinata. Perché non lo fanno? Loro sono convinti, i fautori teorici della teoria della cospirazione
delle scie chimiche che ci stanno avvelenando tutti e ci stanno uccidendo tutti. Perché non fanno questa prova? Potrebbero dire mi manca un pilota. Non è vero. Tra i teorici delle scie chimiche ci sono dei piloti, persone con brevetto e che pubblicamente dicono io sono un pilota di aereo. Benissimo, potrebbero tranquillamente aspettare la comparsa di una scia permanente a bassa quota, recarsi a quella quota, misurarla anche, quindi essere assolutamente sicuri e fare l'analisi dei fumi. Perché non lo fanno? Perché nel caso in cui venisse fuori che questa scia non ha niente di sospetto, cadrebbe completamente tutta la teoria del complotto delle scie chimiche. Perché non sarebbe più vero che tutti gli aerei al di sotto degli 8.000 metri rilasciano scie persistenti, in verità rilasciano sostanze sospette. Non sarebbe più vero. E quindi sarebbe la fine della teoria del complotto delle scie chimiche. Ecco perché probabilmente gli stessi teorici sostenitori della teoria del complotto delle scie chimiche non fanno questo piccolo esperimento. Grazie. Un'ultima cosa. Gli scienziati sono un po' dei perditempo. Spesso quando hanno degli strumenti si divertono a misurare un po' quel che trovano. Bene, nel tempo molti scienziati hanno misurato scie di condensazione sopra e sotto gli 8.000 metri. In nessun caso è venuto fuori che contengono qualcosa di strano oltre a quello che abbiamo descritto. Sarà un caso, magari erano anche loro d'accordo col grande complotto. Fatto sta che i non complottisti le misure le hanno fatte. I complottisti li stiamo aspettando. Grazie.